Amici della pallina vulcanizzata, appassionati di hockey pista, buonasera da Domenico Tomba in diretta dalla pista del Palalido di Valdagno. È il posticipo della giornata numero 9 del 102° campionato italiano di A1 di hockey pista. Sul parquet stasera tutta l'emozione e la magia di una partita che è una sfida di centro classifica. Y Sport Hockey Club Valdagno al sesto posto con 14 punti e Edil Fox Circolo Pattinatori Grosseto 1951 al settimo con 13. Le riprese di Roberto Bauce che cura anche la parte tecnica con la regia di Marco Zen per cominciare a vivere insieme il match di stasera. I maremmane del Circolo Pattinatori hanno in panchina un'icona del nostro hockey, dell'hockey italiano, Massimo Mariotti, Mister Hockey. E in campo l'italo-argentino Pablo Saavedra, tra i migliori realizzatori nazionali con 12 reti all'attivo. Sono tanti gli ex di scena stasera, dal portiere Pippo Fongaro classe 2003 al Tonci d'Oro e a Mattias Sillero che qui a Valdagno ha vissuto una sfortunatissima stagione nell'anno 2020-2021. È un Valdagno che vuole e deve tornare ad essere squadra, lasciarsi alle spalle la sconfitta nel derby col Trissino e il pareggio in casa con i francesi dell'Avenden nella WSA Europe Cup sabato scorso. Fondamentale il supporto del suo pubblico e del fattore campo, nonostante sia un turno infrasettimanale, la curva nord e le brigate garantiscono presenza e sostegno. Entrambe le squadre hanno finora realizzato 30 reti in campionato. Nel Grosseto marcatori Saavedra con 12, Tonci d'Oro con 5, nel Valdagno Tiago Sanchez con 11 e Giuliano Giuliani con 8 reti. I direttori di gara sono Claudio Ferraro di Bassano del Grappa e Alfonso Rago di Giovinazzo con ausiliario Luigi Luna. È tutto pronto al Palalido, l'attesa è finita, la pallina è pronta a rotolare. Cominciamo col conoscere i protagonisti in campo, partendo naturalmente dagli ospiti. Con il numero 10 Pippo Fongaro, con l'88 l'argentino Francisco Barragan, il numero 5 il capitano Pablo Saavedra, il 29 Alberto Cabidu, il 7 Gaston De Oro, il Tonci, l'8 Stefano Paghi, il 77 il Matti Sillero, il 19 Gabriel Cairo, 55 Mattia Giabbani, l'altro portiere Gabriele Race, il coach, l'abbiamo detto, l'allenatore Mister Hockey Massimo Mariotti. Stasera Pattinatori Grosseto in tenuta completamente bianca e numeri rossi, Valdagno in maglietta azzurra, inserti bianchi con il numero 1 Giovanni Bovo in porta. Il 4 è Marco Tomba, il 6 Niccolò Crocco, il 7 Leo Di Qui Giovanni, l'8 è il vice capitano Davide Piroli, il 10 è Tiago Sanchez, il 34 Pietro Lazzarotto, il 55 è il capitano Giuliano Giuliani, il 59 è Leis Borregan, l'altro portiere è Giovanni Cunegatti, con il 25 l'allenatore il signor Luca Chiarello. Andiamo in diretta sul parquet, vediamo come partono le due formazioni. Pippo Fongaro tra i pali, gli ho chiesto prima, lo chiamo solo Pippo e va bene così, l'ho visto crescere su questo parquet. Con il numero 5, vistosa protezione nera, il capitano Nelson Saavedra che rientra, Pablo Saavedra che rientra dall'infortunio, poi c'è Matti Sierra col 77, Toncito De Oro e Francisco Barragan, da non confondere con l'altro Borregan che invece è dall'altra parte insieme a Tiago Sanchez, Leo Di Qui Giovanni e Giuliano Giuliani con Giovanni Bovo a difendere la gabbia. Tutto pronto, fischia Claudio Ferraro, può cominciare l'incontro. Diciamo una partita tra due squadre molto vicine in classifica e anche molto simili come tipologia di gioco. Intanto Borregan prova a recuperarla e va giù lungo la balaustra, si presenta lì per Tiago Sanchez, il talento portoghese, primo anno per lui qui a Valdagno per Tiago, con il capitano Giuliano Giuliani, due anni fa campione del mondo sub-19 con l'Argentina al Cantoni. Tanto Leo Di Qui Giovanni deve scaricarla fuori per Borregan. Abbiamo detto in apertura Valdagno che deve ritrovare senso di squadra e capacità di colpire negli ultimi tre metri. Tanto ci prova dalla distanza Aleix Borregan. Tonci De Oro la recupera su Tiago Sanchez, fa ripartire capitan Saavedra, miglior marcatore del Grosseto con 12 gol al suo attivo finora. Questo l'88 tocca le sue prime palline, Francisco Barragan argentino di San Juan insieme a Gabriel Cairo sono un po' la scommessa di questo
Edil Fox, circolo pattonitori Grosseto 1951, l'ha dichiarato anche il presidente Stefano Osti, che salutiamo, nelle recenti dichiarazioni su questi due ragazzi. C'è da farci conto, Barragan che finora ha al suo attivo 3 reti, 2 ne ha Cairo, quindi 5 reti in 2 per i nuovi arrivati al circolo pattinatori. Eccolo qua Francisco Barragan, l'88, a noi ricorda naturalmente un altro 88 proprio su questa pista, argentino anche lui, tale Osvaldo Raed. Poi colpisce a terra Saavedra, pallina che sarà Valdagnese, fischia Rago, diciamo Alfonso Rago, Giovinazzese e Claudio Ferraro invece di Bassano del Grappa. In panchina c'è Luigi Luna, anche lui di... in panchino, scusate, al tavolo naturalmente come ausiliario. Ci prova di qui Giovanni, legge bene Saavedra, fa ripartire il Tonci. Diciamo anche degli ex che sono in pista, Tonci De Oro e Pippo Fongaro, poi fuori e anche Mattia Sigliaro, quindi tutti e tre attualmente schierati da mister Mariotti. Prova ad andare Borregana, c'è una trattenuta, la vede Ferraro. Il primo fallo di squadra fischiato ai Maremmani. Eccolo qua Tiago Sanchez intanto in azione, lo scarico per Giuliano Giuliani. Prova ad andare via, si chiude bene però la difesa del Grosseto. Sono due formazioni molto molto simili anche nella quantità di gol realizzata e anche in quella subita. Sono solo 2 le reti di differenza tra le due. Intanto la botta di Saavedra, pericolosissimo, passa molto vicino al palo destro della porta difesa da Giovanni Bovo. Grosseto che si ripropone in avanti sempre con Saavedra sull'appoggio verso Barragan, con Borregan lì dentro, buona l'idea, non riesce a concludere la spizzata lì dello spagnolo, scusate, dell'argentino. Giuliano Giuliani può far ripartire Tiago Sanchez sulle linee di centrocampo. Valdagno finora al piccolo trotto, vediamo Giuliani che prova ad accelerare. In battaglia argentina, tutto regolare, può ripartire Saavedra per vie centrali, vede il Tonci De Oro che può caricare la botta, carica la botta De Oro, gli risponde Bovo, poi ci prova Saavedra, non va, ma la recupera Matti Sigliaro. Pallina che resta lì, un Mattia Sisiero che proprio nella zona dove sta ripartendo adesso Sanchez ha avuto quel terribile infortunio qui proprio sulla pista del Palalido. Primi minuti del primo incontro, ha giocato pochissimi minuti, c'è il tocco intanto. C'è un problema tecnico per Bovo. Intanto possiamo andare a rivedere una delle ultime conclusioni del Tonci con il tentativo poi tapin ravvicinato di Barragan con Bovo che si oppone. Mariotti a confabulare con col Tonci. Tonci De Oro qui a Valdagno ha lasciato un bellissimo ricordo, oltre che come giocatore anche come personaggio, un po' guascone il Toncito. Intanto ci prova Sanchez da lontano. Di qui Giovanni sposta la porta, bisogna ripartire. Riparte Lady Fox Grosseto con Barragan. Poi cambia lato, scarica per Tonci dall'altra parte. Ancora Saavedra, attivissimo naturalmente il capitano, un po' il faro di questa formazione. Vede Sigliero dall'altra parte, lo serve. Poi rientra nella propria metà campo a Grosseto per ripartire. Ancora alla balaustra Matti Sigliera con Tiago Sanchez a far buona guardia. Prova ad alzarsi a mettere pressione il Valdagno. Attenzione a questa incursione via centrali di Barragan che poi rientra sulla propria metà campo. Lo scarico è per De Oro. Poi Sanchez in velocità, ripartono 2 contro 2. Tiago Sanchez, la botta di Sanchez centrale. Buona guardia Pippo Fongaro.
classe 2003, dicevamo, nato e cresciuto qui sulle rive del Lagno. Adesso in terra maremmana a difendere la gabbia di coach Mariotti. Azione buona l'idea dentro di Toncito De Oro. L'aggancia Sigliera, ma fa buona guardia Borregan. La parte difensiva della sezione valdagnese. Ancora Sanchez che prova ad andare per vie centrali. Giuliani c'è il raddoppio, il duello argentino lì. 55-88. Di qui Giovanni, la finta, Saavedra a bloccare tutto. Il tiro di Sanchez, la deviazione di Barragan che favorisce la ripartenza di Pablo Saavedra, Pablo Nelson Saavedra. Anche lui ormai è italiano, italo-argentino. Matti Sigliero, scivola Barragan, può recuperarla Giuliani. Sanchez per Borregan, Aleix Borregan, catalano. Ancora Valdagno, dentro Sanchez, la pallina a seguire, non trova lo specchio della porta, ha cercato di sorprendere sul palo lontano Pippo Fongaro che lì ha appostato, ma fa buona guardia. Intanto attenzione, c'è la possibilità di ripartenza, Giuliani, Tonci De Oro in velocità, l'apertura per Borregan, poi Barragan scarica, non trova la porta, siamo già dall'altra parte con Sanchez, pallina che si impenna, resta nelle stecche valdagnesi. Vediamo stasera, attenzione nel doppio, buona l'idea dentro di Sanchez, prima vera occasione per Valdagno. Siamo già dall'altra parte, il Tonci, il guantone alto, la zampata di Bovo interrompe la trama offensiva del Grosseto, Valdagno che può reimpostare. Se ne sono andati i primi 7 minuti di questo primo tempo, squadre che vanno al piccolo trotto, molto guardinghe, sia Valdagno che Grosseto. Cerca razza, schiaccia Sanchez, sigilla il palo Pippo, ancora Sanchez dall'altra parte, prova ad accentrarsi, c'è Barragan davanti a lui. Borregan può provare a girarsi, non ce la fa. Giuliani tenta di caricare una conclusione. Ancora Sanchez, prova ad andare via, ma non riesce, la deviazione al volo di qui Giovanni, appostato sul palo opposto. Tentativo di assist di Sanchez ed il Fox Grosseto che riparte dalla propria metà campo. Francisco Barragan. Poi ancora il Tonci per Saavedra. Diciamo ritmi finora accademici, se così possiamo definirli, formazioni che si conoscono e si temono, sanno quanto sono importanti questi 3 punti. Intanto buona l'idea dentro di Saavedra per Barragan, stoppato al momento della conclusione che arriva comoda dalle parti di Bovo. Ancora Tonci De Oro, che lui l'idea dentro per la spizzata vincente di Saavedra. Poi termina il tempo, ma può ripartire Valdagno. Di qui Giovanni, si chiudono bene Sigliero e Barragan sul tentativo di Giuliani, trova l'appoggio su Sanchez. Siamo dall'altra parte con Borregan, attenzione adesso, Barragan può accentrarsi, pallina indietro per Tonci De Oro, poi è Aleix Borregan a rimediare. Fa ripartire ancora Sanchez, giù per Giuliani può andare De Oro da solo, la botta di De Oro, ma Borregan ci mette una pezza, stoppata al momento del tiro. Poi di qui Giovanni, sull'intervento manda fuori giri Pippo Fongaro. Tanto ancora Saavedra, il fallo di squadra, secondo fallo fischiato a Grosseto.
15:38, time out Valdagno. C'è un'altra partita che si sta giocando in contemporanea, è l'altro recupero della nona giornata ed è Sarzana Novara. Anche lì siamo sullo 0-0 come qui al Palalido di Valdagno. Diciamo tre punti importanti, squadre separate da un solo punto in classifica. Classifica andiamo a vedere assieme. Trissino in testa con 24 punti, poi il Caniccia Motorcalforte con 22, Amatori Vasken Lodi con 21, Innocenti Costruzioni Follonica 18, Ubrocker Bassano con 16 e poi sesto posto per Y-Sport Valdagno con 14 e settimo per Edil Fox Grosseto 1951 con 13. GB Mac, Centro Giovani Calciatori Viareggio e Team Service Carmonza con 10, Giovinazzo con 6, Sarzana 5 assieme al Novara, TR Chimica Montebello 4, Telemedica Sandrigo chiude con 1, quindi Sarzana Novara è un'altra di quelle partite dove i tre punti contano parecchio ed è come questa sullo 0-0. Torniamo in diretta, palla che è nelle stecche valdagnesi, stasera dicevamo tenuta blu a inserti bianchi, può ripartire Aleix Borregan. Ci prova Giuliani, più veloce di tutti, e Siero, potenziale 3 contro 2. Per buona sorte valdagnese, controllo leggermente impreciso del Tonci. Poi l'idea di Saavedra proprio per Tonci. Ancora Siero Barragan. C'è un cambio intanto per Valdagno, entrerà Pietro Lazzarotto. Lo vediamo lì al cancelletto. Tentativo di Sigliero, quella che non va, e allora ancora il Mati, l'idea, il gioco a tre, lì retroporta, allora l'incrocio delle maglie bianche a inserti rossi, attenzione, c'è l'alza e schiaccia di Pablo Saavedra che trova la rete e fa 1-0 Grosseto, l'alza e schiaccia sul primo palo, andiamo a rivedere. Trova il pertugio lì tra il casco di Bovo, la rete e il palo. E dunque 14:45, Saavedra, gol numero 13 in carriera. Scusate, in carriera, in stagione. Partita dunque subito in salita per i padroni di casa, che dopo 10 minuti sono sotto 1-0. Ora vediamo se ci saranno, ha rotto un po' l'equilibrio qui la rete di Saavedra. Di qui Giovanni per vie centrali, Lazzarotto, scarico per Sanchez, carica Sanchez, palo clamoroso del Valdagno in questa circostanza, pallina che non entra, esce sul lato, esce verso l'esterno e dunque lo segniamo a tabellino, ma palo non fa gol, Grosseto resta avanti 1-0 a 13:40, dentro Paghi intanto e a riposare Saavedra, l'autore del gol, intanto mi pare di vedere anche Alberto Cabidu, classe 2003, lì al cancelletto, catechizzato da Mariotti. Paghi che è un po' i chili e centimetri della formazione di Mariotti, sicuramente molto dotato fisicamente, il numero 8 Maremmano, 888, una coppia che qui voleva dire Tatarani Ride, mentre nel Grosseto è Barragan Paghi. Ancora Grosseto a gestire pallina con Barragan per Tonci De Oro, il brevilineo argentino lì, pallina che rimane lì, Sanchez adesso anche se è da solo riesce a tenere pallina, Sanchez, Borregan, il tiro dello spagnolo finisce fuori dallo specchio della porta, Fongolo dava l'impressione di essere lì a controllare. Vediamo se c'è un recupero, sarà palla,
Palla Valdagno. Sanchez. Diego Sanchez prova ad andare lui, gran cambio di passo qui del portoghese, il tentativo di Cabidu, Valdagno per Sanchez, pallina solo toccata, arriva tranquilla dalle parti di Pippo Fongaro che può andare a gestire, Fongaro alla veneta evidentemente. Poi Borregan, Lazzarotto, ancora Lazzarotto, Cabidu e Paghi lì a chiudere, c'è Barragan su, tanto Smatti Sigliero, attenzione Lazzarotto, il più lesto di tutti a recuperare sfera, può lanciare Sanchez, si chiude bene però, dicevamo, è un Grosseto che sta giocando un hockey assolutamente efficace, almeno per quello che è finora la gestione di questi primi 14 minuti. E avanti 1-0 grazie a una prodezza del suo capitano. Il fallo di squadra, terzo fallo fischiato a Grosseto, non è ancora commessi Valdagno. Lato Valdagno si sta scaldando al cancelletto il numero 4 Marco Tomba, vediamo chi darà il cambio. Lazzarotto, Sanchez, il contatto, il primo fallo fischiato a Valdagno, lo fischia Alfonso Rago. Coppia di internazionali, domani sera saranno a Noia. Intanto fuori di qui Giovanni, dentro Marco Tomba con il numero 4. Sigliero, Cabidu. Cabidu prova ad accentrare, si accentra Cabidu. Quattro gol per questo numero 29, grossetano. Tanto può ripartire, riparte il cronometro, 10 e 21 da giocare, Grosseto avanti 1-0 qui al Paralido di Valdagno. Borregan, Lazzarotto, ancora Sanchez, scarico per Borregan che prova la botta centrale, ma il più lesto di tutti sulla pallina stava rientrando verso la metà campo valdagnese, è stato Thiago Sanchez. Palla che si impenna, ma si può continuare a giocare. Paghi, l'idea per Cabidu, che è piuttosto lontano lì dalla porta. Poi Marco Tomba per Sanchez, ancora Lazzarotto, ci mette una pezza Barragan. Attenzione, Barragan carica il tiro. Non trova lo specchio della porta, per buona sorte valdagnese. Pericoloso questo numero 88. Francisco Barragan, argentino di San Juan, classe 2000. Una delle scommesse assieme a Cairo per questa stagione. Tanto Cabidu dall'altra parte con Lazzarotto a contrastare. Proprio Pietro Lazzarotto si reimpossessa della pallina, incrocia il passo, supera la metà campo, Sanchez. Sanchez, Aleix Borregan. Poi nella propria metà campo può ripartire Sanchez ai 10. Siamo già oltre la metà campo. Valdagno adesso manovra ancora sulla propria metà campo, Lazzarotto, pallina che arriva smorzata dalle parti di Pippo Fongaro.
che finora non è stato chiamato a grosse cose, un paio di interventi su due tiri abbastanza centrali. Tanto Mariotti che chiama Cabiddu. Tanto rivediamo il gol di Pablo Nelson Saavedra. Gol che finora decide il risultato qui al Palladino di Valdagno. Edil Fox, circolo pattinatori Grosseto, 1951, avanti 1-0 sulla Y Sport Hockey Club Valdagno. C'è un problema tecnico per Fongaro, che rientra adesso tra i pali. Tutto pronto sulla palla 2, Barragan la riconquista, riparte dalla propria metà campo Lazzarotto che lo ferma, poi prova la conclusione, non trova la porta il tentativo di Pietro Lazzarotto, è rientrato il Ciupa, intanto prova, sigilla bene il palo, gliela tocca piano lì un colpetto col guantone di Fongaro. E Saavedra adesso è rientrato in pista, quindi rimette velocità qui e vuole mantenere alto il ritmo Mariotti. Ancora Thiago Sanchez. Ancora il Ciupa Giuliani. Thiago Sanchez prova lui, si chiude però bene qui la difesa grossetana in tre attorno al possibile assist di Sanchez. Allora Giuliani finta il tiro, prova la conclusione, Marco Tomba stoppato anche lui al momento del tiro. Barragan chiama Saavedra, lo serve in questo momento. Ora Saavedra verso, restituisce a Francisco Barragan, dialogano i due. Interviene poi Marco Tomba, ruba palla, fa ripartire Valdagno, numero 4 valdagnese. Grosseto adesso in possesso palla, Barragan per Paghi e poi Cabiddu. Diciamo i ritmi si sono riabbassati, adesso c'è stata un'accelerazione dopo la rete di Saavedra, ma naturalmente l'interesse dell'Edil Fox Grosseto è quella di mantenere i ritmi a livelli bassi per poter gestire meglio pallina e soprattutto la fase difensiva. Non lascia grandi spazi o possibilità di accelerazioni alla formazione di Luca Chiarello, che finora è sotto 1-0. Si accende la luce verde lato Edil Fox. E poi Sanchez prova ad andare lì, Paghi riesce ad avere la meglio, il tentativo di assist verso Marco Tomba non riesce, si conclude. Ancora Grosseto a gestire pallina sulla linea di centrocampo, va a vuoto Sanchez, Cabiddu ci prova, non va, qui Marco Tomba è da solo e allora scarico per Sanchez, poi Giuliani sfrutta un mezzo blocco, ancora Giuliani, Barragan, sulla spallata c'è il fallo di squadra numero 4 fischiato a Grosseto e anche il time out. Ricordiamo per il primo e il secondo tempo l'applicazione del migliore, scusate, del buono offerto da Motovino, una tecca di ceramica con il Vicentino, e a fine partita l'applicazione del migliore della serata che decidete voi collegandovi alla pagina Facebook. Andiamo a vedere anche se riusciamo ad avere il risultato da Sarzana, l'altro incontro molto importante,
Sarzana e Novara sono ancora sullo 0-0, due formazioni che hanno entrambe 5 punti in classifica. Sarzana è undicesimo, l'azzurra Novara dodicesima, quindi 3 punti per avvicinare il Giovinazzo che ne ha 6 e il Monza insieme al Viareggio che ne ha 10. Dunque si può tornare in pista, la palla sarà a Valdagnese in virtù del fallo di squadra fischiato prima del time out chiesto da coach Mariotti. Ancora Borregan sulla retroporta, finta di corpo di Borregan, lo scarico poi per Marco Tomba. Lazzarotto, prova Lazzarotto in versione bassa qui Valdagno, poi Tomba prova ad andare lui, saltato, è riuscito a superare la guardia di Pablo Saavedra che adesso va via da solo, riesce a servire il neo entrato Gabri Cairo, lo spagnolo classe 2004, quindi anche lui un giovanissimo. Ancora Saavedra con Giuliani, di lotta tra argentini. Cairo, poi Paghi dalla propria metà campo, palla che si perde, però attenzione, beh, Saavedra riesce a recuperarla, Giuliani però approfitta del rimpallo, scarica verso Lazzarotto. La buona l'idea, adesso sta già ripartendo il, attenzione Cairo, il numero di Cairo, 2-0 Grosseto. Qui potenziale 3 contro 2 si è andato a, andiamo a rivedere, 3 contro 2, trova spazio lì, non si chiude il lato destro della porta di Bovo e 2-0 Grosseto, 3:37 da giocare in questo primo tempo, gran gol di Cairo. Non l'avessimo chiamato prima, per la gioia del presidente Stefano Osti, i due, lo spagnolo e l'argentino, quindi Barragan e Cairo, che con questa rete è al suo terzo centro, è al suo terzo centro stagionale. Vediamo se Adagno riuscirà a reagire, a trovare un po' il bandolo della matassa, colpito in un paio di occasioni, un alza schiaccia e una prima probabilmente svista difensiva. Non c'è stato ripartito in 3 contro 2, palla sotto. E allora prima Giuliani, poi Alex Borregan. Tanto adesso c'è pressione da parte del Valdagno, Lazzarotto incrocia e riparte. Adesso bisogna fare attenzione per scoprirsi con il Grosseto, avete visto prima, la ripartenza è stata veramente da manuale. Borregan, ancora Lazzarotto dalla propria, ancora Giuliani, prova ad andare a retroporta l'argentino, poi si ferma e guarda la situazione. Colpisce la pallina oltre la riga blu, sarà palla Valdagno. Assolutamente lecito da parte del portiere andare ad interrompere la trama offensiva. C'è intanto il time out chiesto da Massimo Mariotti. Andiamo a rivedere intanto la ripartenza. Il gran gol di Cairo, gancio a seguire, poi palla dall'altra parte. Intanto qui al Paralido di Valdagno, quando mancano 2 minuti e 15 secondi alla fine di questo primo tempo, Valdagno è sotto di 2 reti. Le reti di Saavedra e Cairo che finora decidono questo posticipo della nona giornata
del 102° campionato di A1 di hockey pista sul parquet del Palalido di Valdagno. Giuliano Giuliani sulla palla. Aleix Borregan, poi Marco Tomba dentro per Pietro Lazzarotto. Fischia Rago, la palla torna nella stecca di Francisco Barragan. Prova ad andare via da solo Barragan, rilancio per Giuliani. L'idea era buona per Borregan, ma Saavedra intuisce e riparte. In gestione della pallina, retroporta adesso il giro di Cairo. Non riesce a servirlo Saavedra, allora lo scarico è per Francisco Barragan, che mette lì un'altra pallina. Poi buona questa combinazione valdagnese, Pippo Fongaro a dire di no. Combinazione Giuliani tomba Borregan. Mentre sta per cominciare l'ultimo minuto di questo primo tempo con Grosseto sempre avanti abbastanza tranquillamente di per 2-0. Ancora Saavedra, la gestisce lui. Gran numero di palline gestite dal capitano, un po' il faro della formazione di Mariotti. Barragan la botta e c'è il palo anche di Barragan, fa pari con quello di Thiago Sanchez prima. Gran botta di Barragan qui a cercare Fischia Ferraro, palla che sarà grossetana, 35 secondi, ultimi scampoli di gioco di questo primo tempo. Ancora Saavedra, può gestire, gestirà probabilmente fino alla fine, fino all'ultimo tiro il Grosseto. E cioè Valdagno riesce a recuperarle, avrà 22 secondi per provare a concludere verso la porta di Fongaro. Borregan l'idea, ancora lui, palla che rimane lì, ultimi secondi, ci prova Lazzarotto, l'intercetto è di Saavedra, l'autore della prima rete, la seconda l'ha messa a segno a 3:37 dalla fine Gabri Cairo. Questo intanto andiamo a rivederle grazie alla regia di Marco Zen. La ripartenza 3-2, poi qui Gabi Cairo, grande azione. A risentirci tra 10 minuti in diretta dal Palio di Valdagno con Grosseto avanti 2-0.
Ben ricollegato in diretta con il Paralido di Valdagno, secondo tempo di Y Sport Hockey Club Valdagno ed il Fox Grosseto, Circolo Pattinatori 1951. Squadre che sono nuovamente sul terreno di gioco, andiamo a vedere come ripartono le due formazioni, Barragan Sigliero, Tonci De Oro e Capitan Saavedra, con in porta Pippo Fongaro. Per quello che riguarda l'Edil Fog Grosseto, Valdagno con Bovo tra i pali, Tiago Sanchez, Leo Di Qui Giovanni, Ciupe Giuliani e Aleix Borregan. Vediamo un po'. Primo tentativo valdagnese, un primo tempo che si è concluso sul 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Saavedra e Cairo. E adesso questi secondi 25 minuti per stabilire chi andrà la posta in gioco. Tre importanti punti, squadre, l'abbiamo detto in apertura, divise da un solo punto. Sesto Valdagno, settimo Grosseto, 14 punti per Valdagno, 13 per il Circolo Pattinatori, che sta pattinando adesso con Saavedra. De Oro, la botta di De Oro, la risposta di Bovo. Da pulire il casco di Giovanni Bovo sulla bomba di Toncito De Oro. La risposta del numero 1 valdagnese, stasera in tenuta arancione, mentre in tenuta nera con il numero 10 Pippo dall'altra parte. Peccato che non abbiamo l'audio di Alfonso Rago in questa circostanza. Attenzione intanto, De Oro dentro, cambia direzione il Tonci, mette una pallina un po' alta, infatti torna nelle stecche del Valdagno, che riparte con il Diablito Tiago Sanchez, miglior marcatore per la formazione di Luca Chiarello con 11 reti in stagione. Di Qui Giovanni prova a metterla sul palo sinistro, si difende bene Fongaro, poi la finta di Sanchez che prova ad accelerare, serve il retroporta a Borregan, poi ancora Sanchez, adesso è un po' più abbassato il baricentro della formazione ospite, un po' di pressione da parte del Valdagno, attenzione qui. Più veloce di tutti è Saavedra, che riesce anche a dare la conclusione. Ancora Tonci De Oro, la finta del Tonci, giù per Barragan. Francisco Barragan, argentino San Juanino. E poi Borregan, consigliero, che rimane in pressione. E poi rientra nella propria metà campo il Mati, numero 77. Argentino anche lui. Diciamo Valdagno che sta cercando di trovare un po' il bandolo della matassa, è sotto di due. Di qualcosa bisogna inventare per scardinare un ottimo Grosseto, una difesa che ha saputo finora gestire molto bene soprattutto la capacità di rientrare in maniera tempestiva sull'attacco valdagnese. Matti Sigliero intanto, attenzione! Argentino che prova, poi si ferma a retroporta, va ancora via, esterno della rete, ma si può continuare a giocare, adesso c'è 3 contro 2 Valdagno, Ciupe, ancora prova di qui Giovanni, Bagar lì davanti a Pippo Fongaro, nulla di fatto, incrocia il passo Barragan, lo scarico per De Oro, Saavedra. Saavedra che sta ancora giocando e rientra al 100% con questo incontro e ha fatto subito male alla formazione di casa con un alzo micidiale, alzo schiaccio nel primo tempo dopo una decina di minuti di gioco, una vistosa protezione per lui. Intanto Sanchez che la recupera,
e rimette in moto Borregan dall'altra parte. La sponda non è amica del catalano. Ancora Barragan e ancora Sanchez che è a gestire pallina, stavolta dalla parte opposta per il Ciupe Giuliani. Un Valdagno che adesso sta spingendo un po' di più. Diciamo, bisogna fare attenzione perché la rapidità del Grosseto, soprattutto nelle ripartenze, abbiamo avuto l'esempio con la seconda rete di Cairo, un 3 contro 2 che si è concluso in maniera magistrale. Attenzione intanto Matti Siero, prova ad andare via Giuliano Giuliani, di qui Giovanni, si allunga un po' troppo Giuliani e poi Sanchez di nuovo. Il tentativo di prima intenzione di Borregan, trova pronto Pippo Fongaro. Sanchez, Saavedra, di qui Giovanni, va via Saavedra, c'è il fallo di squadra, resta giù capitan Saavedra. Tanto c'è il cartellino giallo per Massimo Mariotti, che non le manda a dire a Claudio Ferraro su questo intervento punito con punizione di prima. Probabilmente Mariotti voleva qualcosa di più. Si può ripartire al fischio di Rago. Barragan sulla linea di centrocampo, sempre l'argentino che insiste, lo scarico per Saavedra, ancora Barragan, riparte, incrocia il passo alla propria tre quarti, poi il taglio dentro, Saavedra colpisce il Tonci. Adesso c'è un potenziale, è un 3 contro 3 adesso. Basta, era buona l'intenzione, si lamenta per una trattenuta il Diqui, ma siamo già dalla parte opposta con Saavedra. Pallina riguadagnata dal Valdagno, Sanchez per di qui Giovanni, ancora la formazione, c'è il fallo di squadra fischiato al Valdagno. Situazione falli comunque bassa, ne ha 4 Grosseto e 3 Valdagno come quantità, mentre per i gol Grosseto ne ha 2, Valdagno per ora 0. Doppietta nel primo tempo della formazione ospite. Tonci De Oro, probabilmente scadranno i 5, scadono adesso. Intanto cambio come nel primo tempo, fuori il Diqui, dentro Marco Tomba. Giuliani ancora per Borregan, c'è un colpo su Barragan, va a sincerarsi Aleix. È un po', sembra, vediamo se può rimanere in pista l'argentino, se dovrà uscire, colpo naturalmente fortuito, gli applausi per lui. Del Palalido, rientra Paghi al suo posto, mentre un check lì dei sanitari che sono lì nell'angolo, l'angolo sinistro della porta, lato porta difesa da Pippo Fongaro. Recupero pallina problematico qui, vediamo un po', eccolo lì, arriva in campo adesso i 55 grammi rotolanti, Paghi per De Oro. Andiamo a rivedere su Sigliero, qui aggressivo Tomba che ruba palla, la recupera. Ora Giuliani deve scaricare proprio per Marco Tomba che incrocia dall'altra parte per Thiago Sanchez. La botta di Sanchez, palla che rimane lì,
Attenzione, c'è adesso però Borregan a terra. Subito un colpo sopra la ginocchiera, da quello che riusciamo a vedere. Può rialzarsi senza conseguenze Aleix Borregan. E intanto se ne sono andati i primi 7 minuti di questo secondo tempo con Grosseto sempre avanti 2-0. Ritmi che rimangono buoni, ma partita che dal punto di vista tecnico non decolla. Scattano i 5 per Mati Sigliero. Vediamo se Valdagno riuscirà a imprimere un po' di ritmo e velocità alla manovra, soprattutto a trovare la via della rete. Tanto Sanchez che ci prova, lo scarico per Giuliani. Mezzo a due, provato da vicino Marco Tomba con il guantone. Riesce ad evitare i 5 secondi Sanchez. Poi prova ad andare Marco Tomba, c'è Sigliero su di lui. Allora ancora Sanchez, carica il tiro, Paghi è il più lesto di tutti a impossessarsi della sfera. Pallino fuori, gioco fermo. Palla che sarà nelle stecche del Valdagno, che cavallarescamente restituisce pallina al Lady Fox Grosseto, che riparte con Mati Sigliero. Attenzione Sigliero, c'è il raddoppio in tre, poi prova ad andare Marco Tomba, carica il tiro, non trova specchio della porta. Ancora Giuliano Giuliani, Tomba per Borregan, ancora Sanchez. Diego Sanchez, adesso è 2-2 la formazione di Chiarello, pallina dentro. Chiamato un fallo, 17 e 17 dice il cronometro, ancora da giocare in questo secondo tempo. Fuori Mati Sigliero nel Grosseto, rientra Pablo Nelson Saavedra. Poi Cairo adesso, qui è lotta fra spagnoli, Sanchez. Ci prova, la lotta è tra Paghi e Tomba, può scaricare sul suo capitano Stefano Paghi. Ancora Saavedra. Gli ruba pallina proprio Borregan, poi Giuliani, e c'è il gol di Giuliano Giuliani, il tunnel del Ciupe, la riapre Valdagno, 16 e 41 da giocare, Ciupe Giuliani fa 2-1. Andiamo a rivedere. Qua si mette in mezzo a due, poi non riesce a chiudere, ad abbassare il gambale Pippo Fongaro, ma meglio l'argentino Giuliano Giuliani. E dunque gol Valdagno, 2-1 qui al Paralido, cambia il risultato. Vediamo adesso come interpreterà, attenzione intanto Cairo, Tonci De Oro, ancora doppio tentativo, palla 2, ci pensa Bovo, doppio tentativo del Tonci. Qui non c'è niente da interpretare, qui bisogna andare. Poi prova Cairo, la sbroglia Giuliani, via per Sanchez che accelera, c'è Borregan. Adesso è uscito Barragan, ci sono dentro Cairo,
tiro, Marco Tomba deviato. Ecco Barragan che rientra adesso, fuori il Tonci dentro l'88, ha una medicazione sulla parte superiore del labbro, quello che vediamo. Mariotti intanto a catechizzare il Tonci. Marco Tomba sulla pallina col Ciupe Giuliani lì vicino, diamo la scelta. Tutto pronto, fischia Rago, può ripartire il cronometro, riparte a rotolare anche la pallina. Sanchez, la botta di Sanchez sulla ribattuta, il più veloce di tutti è Paghi. Palla che gli arriva proprio sulla stecca, può far ripartire i suoi Saavedra. Barragan per Cairo, eccoli qua i due gioiellini che ha a disposizione. Insidiosissima pallina, la risposta sul gran parata qui di Pippo Fungaro, ragazzi, numero del portiere del Grosseto, sul tentativo di Lazzarotto a tu per tu. Poi Sanchez, Giuliani, il taglio dall'altra parte per Lazzarotto, ancora Sanchez. Chiama lo schema Sanchez, Giuliani, poi Paghi e Barragan con l'aiuto della sponda, si accentra Barragan. Paghi con calma adesso, Grosseto è sempre avanti 2-1 a 14-17. Adesso è chiaramente presto per pensare di giocare col cronometro, ma evidentemente Grosseto non ha nessuna voglia di accentrarsi, di andare a cercare ritmo e velocità, gioca con massima calma, ha un ottimo possesso squadra di Mariotti e lo sfrutta tutto Lazzarotto. Ciupe Giuliani, Lazzarotto a fare da ultimo adesso, più a finta del Ciupe, esterno della rete, dall'illusione del gol alla parte della tribuna. Ora Saavedra fa ripartire Sillero, che però è lì da solo. Sanchez, Sillero, palla 2, esterno della rete anche per il Mati. Adesso pasticciano un po' in difesa, un po' di pressione su Mattia Sillero. Poi ancora Saavedra, il più attivo di tutti. Poi Marco Tomba, c'è Paghi, ci prova. Arrivava Sanchez dall'altra parte. Ancora Borregan, Valdagno che fa circolare pallina. Prova dentro, ancora Paghi davanti a Pippo Fungaro. Siamo già nella metà campo del Valdagno, Barragan a gestire per Saavedra, adesso fa un possesso asfissiante qui Grosseto e ne ha tutta l'opportunità. Poi Tomba che ruba palla, serve Aleix Borregan. Non trova la rete lo spagnolo e allora fuori Marco Tomba, dentro il fratello di sangue qui Nico Crocco, hanno condiviso tutte le giovanili del Valdagno dagli under 11 in su e adesso Nico Crocco deve gestirsela con
questo volpone numero 5 qui, Capitan Saavedra. Sicuramente il faro della formazione di Massimo Mariotti. Barragan adesso che accelera, è andato giù. Ancora Sanchez a recuperare pallina. Insomma, il danno arrembante all'attacco. Qui bruttissimo, qui piuttosto brutto qui. E qui ci sarà cartellino blu, brutto fallo di Barragan qui su Lazzarotto. Spiaccica la balaustra. Diamo Aleix Borregan, brutto cliente. Il brutto cliente naturalmente Pippo Fongaro, specialista nelle punizioni, nel parare le punizioni di prima. Tanto fuori Sanchez, dentro il Ciupe, quindi Lazzarotto, Crocco, Giuliani, Borregan, 11:39, importante momento del match, importante episodio. Borregan contro Fongaro, con Ferraro a gestire. Il fischio di Ferraro, parte Borregan. La rete! Rete! Aleix Borregan! Palo palo e pallina che si insacca alle spalle. La pareggia Valdagno, 11:36. Andiamo a rivedere, parte Borregan, serie di finte, poi sceglie la cosa più complicata, però riesce a trovare la via della rete, perché quel signore lì in nero è veramente imponente quando lo trova lì davanti. 11:36, il pareggio di Aleix Borregan. E adesso si ricomincia tutto da capo, 2-2 tra Valdagno e Grosseto. Matti Sigliero sulla palla per Paghi, ricomincia l'incontro, attenzione, Paghi subito, grande numero qui, stava finendo sulla sinistra della porta difesa da Bovo, ci mette il guantone Thunderman e riesce a dire di no, pallina insidiosissima, subito dopo la rete del pareggio, Nico Crocco intanto per proprio Aleix Borregan, l'autore del pareggio. Adesso vediamo se i ritmi sembrano rimanere quelli del primo e secondo tempo. C'è stata questa fiammata da parte delle Valdagno, che è riuscito a trovare la parità a 10:45 dalla fine. Aleix Borregan. Cinque falli Valdagno, quattro falli Grosseto per quello che riguarda i falli di squadra. E situazione invece delle reti in pista 2-2 alle reti di Saavedra e Cairo, hanno risposto Giuliani e Borregan in questo secondo tempo. Eccolo qua, Capitan Saavedra con la sua protezione nera. Ancora il Toncito De Oro, pallina che rimane lì.
Più veloce poi è Giuliani in raddoppio, in assist sulla difesa di Crocco. Incrocia il passo l'argentino, Giuliani prova a metterla lì. Poi proprio Saavedra, scarico per Tonci De Oro. Intanto il cambio Valdagno, fuori Lazzarotto, dentro Sanchez e il Diablito. Vediamo se qualche idea di questo giovane talento portoghese. Risultato che comunque finora rimane sul 2-2. De Oro contro poi Saavedra sull'assist diretto. De Oro. Adesso qui succede di tutto. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a rivedere. C'è stato un contatto. Conciliabolo tra la coppia arbitrale, palla che resta nella gestione della formazione di casa. Giuliani per Thiago Sanchez, che chiama lo schema. Giù per Crocco, ancora Giuliani, è il Ciupe, la botta di Giuliani, la respinta. Barragán intanto è rientrato dopo aver scontato i suoi minuti. Ancora Giuliani per Sanchez, che prova un'accompagnata velenosa sull'altro palo, ma è il più veloce di tutti qui è Tonci De Oro, che fa uscire i suoi. Poi Saavedra, sempre lui, gran gestione di questo numero 5. Fallo di squadra fischiato a Valdagno, sesto fallo, 8 e 20 da giocare, 2-2 qui al Paralido. Mentre a Sarzana è avanti 2-0 sul Novara, doppietta molto importante per la formazione del presidente Corona. Barragán prova ad accentrarsi, scarica per De Oro, pallina alta. Fischiata alta, riparte Valdagno. Barragán per Crocco, va giù il Nico. Giuliani. Sanchez prova, cioè Sillero a chiudere la traiettoria, non rischia il tiro Sanchez. Barragán, l'errore di Barragán che innesca il contropiede di Barragán, poi fortunatamente relativamente impreciso. Altro fallo, siamo a 7. Ci sono ancora da gestire 7 minuti e 37 lunghissimi secondi da giocare qui al Paralido di Valdagno. Situazione di parità tra Wise Portok e Cal Valdagno e Edil Fox, circolo pattinatori Grosseto 1951. Barragán per Saavedra, palla dentro, stava arrivando, faceva un ottimo velo lì Matti Sillero, per un attimo il Tonci non riesce ad approfittarne. Intanto ancora Saavedra prova a cercare fortuna, a stringere lì sul primo palo. Ora Barragán, la botta bassa di Barragán, sarà palla a due, si lotta lì, Bagar davanti a Bovo. Pronto al cancelletto Leo Di Qui Giovanni, 7-0-9, qui non passa mai adesso il tempo. Dicevamo sono 7 lunghissimi minuti. E qui Rago
Non l'ho visto, portate pazienza. Fischiato un rigore. Fischiato il rigore da parte di Alfonso Rago. Non ho visto l'episodio, seguiva la pallina che ripartiva, mi spiace. Stecca alta. E dunque vediamo chi si incarica della battuta, sarà Toncito De Oro, che al suo attivo di gol finora ne ha realizzati 5. Tutto pronto. De Oro contro Bovo, vediamo un po'. Tutto pronto, Fischiarago, la parata di Bovo. E poi sulla ribattuta, andiamo a rivedere. Col gambale, poi stava finendo nei pattini del... Adesso naturalmente... Schemi che saltano e nervosismo che si fa un po' palpabile sul parquet. Nelson Saavedra a gestire con calma. Barragan dall'altra parte carica la botta. Barragan sulla ribattuta, il più veloce di tutti è il Ciuppe Giuliani. Cambia lato per Borregan. Di qui Giovanni. Nel momento topico del match, Borregan, di qui Giovanni, Sanchez e Giuliani. Formazione iniziale. Ancora la finta del di qui, c'è retroporta, il Ciupe che riceve. Sanchez cerca il numero, lo trova anche, ancora Sanchez. Time out Valdagno. Time out Valdagno con il rigore parato, lo scampato pericolo per la formazione di casa. 0-6-0-0 dice il cronometro del Palalido. Valdagno e Grosseto sono sul 2-2. Alle due reti iniziali nel primo tempo di Saavedra e Cairo, hanno risposto nel secondo Giuliani e Borregan. Sull'altro campo dove si sta giocando in questo momento, Sarzana avanti 2-0, le reti di Ortiz e la punizione di prima di Mimmo Illuzzi. Adesso naturalmente pallina che comincia ad aumentare il proprio peso, soprattutto in modalità difesa, perché qualsiasi errore può risultare letale. Ne mancano 6 alla fine, 2-2. Torniamo in diretta, Barragan trova il Tonci, poi il Saavedra onnipresente nella manovra del Grosseto. Lo dicevamo prima, nonostante sia un mercoledì sera, le brigate valdagnesi garantiscono presenza, tifo, folklore, ne hanno bisogno i ragazzi in pista, stanno affrontando una formazione di assoluto livello. Sanchez l'intercetta su Saavedra, che però poi recupera e serve il Tonci De Oro. Poi Borregan 2 contro 2, Borregan Sanchez, Borregan! La mette lui! Aleix Borregan, micidiale 2 contro 2, Valdagnese.
l'assist di Thiago Sanchez. Andiamo a rivedere su questa ripartenza di Borregan, poi l'idea di Sanchez, il taglio dentro di Borregan, palla dall'altra parte, Valdagno avanti 3-2, 5-25 da giocare. Dunque doppietta per lo Spagnolo stasera. Qui fallo di squadra ad anticipare, ci ha provato di esperienza qui Saavedra, niente di cattivo, ma naturalmente non regolamentare. Di qui Giovanni se la mette là, Borregan prova ad andare in pressione, di qui Giovanni, Barragan su di lui e Tonci De Oro che la gestisce dall'altra parte per Matti Sigliero. La risposta di Sigliero, tentativo di alza e schiaccia, c'è Bovo stavolta a chiudere il suo palo. Tonci De Oro e Borregan, e qui grandissima opportunità per Matti Sigliero, trova la spalla sinistra di Bovo a dire di no, direttamente sulla punizione di prima, poi Ciupe non riesce a servire Sanchez che sembrava in grado di ripartire. Palla in movimento, ferma tutto Ferraro. Grosseto che riparte con Capitan Saavedra, sempre lui. Quantità di chilometri e palline giocate da parte di questo numero 5. Naturalmente non ho statistiche, ma sicuramente uno il più attivo del Grosseto, se non uno dei più attivi in assoluto nella partita. Reis, Borregan, Sanchez, Giuliani. Prova ad andare Giuliani, giù il Ciupe, attenzione! Poi Matti Sigliero, ci prova di qui Giovanni, Pippo Fongaro a dire di no. E allora il Matti Sigliero supera la metà campo, scarica indietro per Barragan, Francisco Barragan. La botta di Barragan, la risposta di Bovo. C'è un warning per Tonci De Oro. Time out chiesto da Massimo Mariotti a 3:40 dalla fine con Valdagno avanti 3-2. Tanto Sarzana sempre sul 2-2, nessuna delle due squadre ha realizzato il tiro diretto per il decimo fallo. Aleix Borregan, doppietta per lui stasera. Adesso naturalmente in pressione uno contro uno. Attenzione, Ciupe Giuliani. Cespica sulla palla. Sembrava fatta qui, è un'ottima opportunità. Adesso naturalmente schemi assolutamente saltati, la baionetta inastata da parte del Grosseto. Dentro Cairo. Gabri Cairo, l'autore di una delle reti del primo tempo.
Giuliani con calma gestire Leo Di Qui Giovanni in slalom in mezzo a due, ma poi è Saavedra che riparte per Grosseto. Tonci De Oro, Barragan, sempre Barragan, prova a andare a retroporta, lo scarico e poi Borregan la smanaccia via. Adesso dicevamo baionetta inastata per Grosseto che va all'assalto, vediamo se, attenzione, potenziale 2 contro 1 adesso. Aleix Borregan, la paratona con i gambali bassi da parte di Pippo Fongaro, poi palla giù adesso di Borregan. Cominciano gli ultimi due minuti, incrocia il passo Tonci De Oro all'assalto. Barragan, la botta di Barragan, la risposta guantone di Bovo Cairo, poi ancora il Tonci, e sono questi momenti dove i vecchi volponi vengono fuori. Parliamo vecchi inteso di esperienza, non me ne voglia il Tonci che, l'ho detto prima, mi par sempre più giovane, probabilmente l'asado gli fa bene. Intanto sempre all'attacco qui Grosseto, tentativo, il gol proprio del Tonci, proprio il Tonci De Oro su pallina dritta lì, stava pressando all'arma bianca qui il Grosseto e trova il pareggio a 1-0-9 con Toncito De Oro. Quindi il gol dell'ex, ci tocca segnarlo. Andiamo a rivedere, qui c'è il taglio esterno, poi questa pallina dritta quasi in spazzata del Tonci. Time out proprio di Massimo Mariotti che adesso vorrà gestire questo minuto e 0-9 che manca alla fine dell'incontro. 3-3 qui al Palalido, partita che si è un po' riscattata almeno nella seconda parte del secondo tempo, se non altro come ritmi di gioco. Valdagno che riparte con Thiago Sanchez per vie centrali. Sanchez, Borregan, Ciuppe, Giuliani. Adesso naturalmente ogni pallina sbagliata può essere letale da una parte e dall'altra. Borregan, esterno Tonci De Oro in velocità. Il fallo di squadra, la trattenuta, sesto fallo. Ma 42 secondi ancora da giocare. Thiago Sanchez prova lui. Forse tenterà di andare all'ultimo tiro Valdagno. Dietro proprio per Sanchez. Corre Ciupe. La botta di Giuliani, pallina che si impenna, Di Qui Giovanni la recupera, Sanchez la mette lì proprio per il Di Qui, ma termina qui l'incontro, finisce così, finisce 3-3 al Palalido di Valdagno tra Y Sport Hockey Club Valdagno e Edil Fox Circolo Pattinatori Grosseto 1951. Le reti nel primo tempo, il 2-0 del Grosseto con Saavedra e Cairo. Nel secondo tempo le tre reti valdagnesi con Giuliani e la doppietta di Borregan. E poi a 1-0-9 il pareggio, il gol dell'ex
di Toncito De Oro che firma il 3-3 finale. Dunque si spartiscono la posta Valdagno e Grosseto grazie alle riprese di Roberto Bauce, l'ottima regia di Marco Zen. Un saluto da Marco Tomba, da Domenico Tomba, buonasera a tutti dal Palalido, a risentirci presto in diretta dalla pista Laniera. Ciao a tutti.